Ma mi dicono, perché prima non ho mai seguito direttamente questa vicenda, ovviamente perché mi occupavo di altro, per motivi seri legati appunto a autorizzazioni, rilasci da parte dell'FCU, che è l'ente delle ferrovie umbre, e problemi legati non a quisquilli ma a queste cose serie. Ora ovviamente i cittadini giustamente pretendono di avere quello che hanno sempre avuto. Il ponte di ferro è una struttura alla quale siamo tutti molto affezionati, anche sentimentalmente, tutti coloro i quali hanno vissuto a San Pio l'hanno percorsa per decenni. È chiaro che era necessario, doveroso e giusto ripristinarla, e questo abbiamo fatto compatibilmente con i problemi burocratici che c'erano, però rispettando i tempi che siamo dati con il nostro comunicato, che era quello che i lavori sarebbero ripartiti appena dopo Ferragosto, e questo è puntualmente successo, e sarebbero stati completati in tempo utile prima della fine dell'estate. Ci sono voluti 2 anni abbondanti, ma evidentemente era il tempo che serviva. Ma io, ripeto, sul passato non mi voglio pronunciare, perché c'erano dei problemi tecnici che non ho seguito. Negli ultimi tempi la cosa ha proceduto in maniera molto celere. È stata un'accelerazione, diciamolo. Sì, senza alcuna difficoltà, per cui siccome siamo qui per dover, perché dobbiamo ovviamente compiere il nostro dovere verso la città, verso le strutture della città, per cui non è nulla di eccezionale quello che è stato fatto. È doveroso, però mi sembra che i tempi siano stati veloci rispetto alle comunicazioni che abbiamo dato all'inizio dell'estate. Le iniziative della minoranza in Consiglio Comunale, che ha dato luogo insomma a diciamo così, manifestazioni anche estemporanee, sono servite come pungolo oppure le cataloghiamo come folklore? Beh, diplomaticamente dovrei dire che tutto serve, in tutta sincerità totalmente, assolutamente inutili. Per far riferimento ad una questione simpatica, anche per sdrammatizzare sì, un attimo, cioè quella degli attentati Masanielli è stata una definizione veramente simpatica. È mia, totalmente mia, fatta con, come dire, senza nessuna cattiveria, perché tutti sapevano come stavano le cose, quindi iniziative di quel tipo lasciano il tempo che trovano, però ovviamente ci stanno, rientrano nella dialettica politica. L'importante è che tutto rimanga in un ambito di civiltà come è rimasto, per cui oggi i nostri Masanielli sono qua con noi a festeggiare l'apertura del ponte, e hanno contribuito anche loro dall'opposizione affinché quest'opera sia stata realizzata. Ma voglio dire che l'amministratore comunale, pur con grossi problemi economici, sta lavorando molto sul versante viabilità. E molto presto inaugureremo la variante graticola Rio Secco, che è una grossa che è già pronta, che è già pronta, richiede solo alcune non rifiniture ma alcune verifiche, alcuni controlli, ma nei prossimissimi giorni, come abbiamo fatto per il ponte, manterremo anche quell'impegno e la inaugureremo, e sarete invitati anche allora. Franco Ciliberti è uno di quelli dal Consiglio Comunale, dai banchi dell'opposizione, che si è maggiormente speso per la riapertura di questa importante infrastruttura, che finalmente dopo un paio d'anni d'oblio vede la luce, è il caso di dire. Sì, beh, io ho fatto il mio dovere di consigliere di minoranza che, sensibilizzato dalla cittadini di questo quartiere, ha sollecitato più volte la riapertura di questo ponte. Finalmente, anche dopo una manifestazione ben riuscita che abbiamo fatto a giugno, il ponte è riaperto, è un servizio che si dà al quartiere di San Pio, che ricordo essere un quartiere anche molto abitato da persone anche anziane, quindi che possono essere utilizzate queste strutture per arrivare prima al centro della città. Quella manifestazione di qualche mese fa alla quale faceva riferimento, proprio qui alla base del ponte, insomma, chiedeva a gran voce la riapertura di, come dicevamo, una infrastruttura indispensabile, specie per il quartiere Monte d'Oro. È stata anche oggetto di qualche polemica con appellativi pure simpatici, se vogliamo, no? Quello di attempati Masanielli. Partiamone un attimo. L'amministrazione ci ha dato di attempati Masanielli, a me, al consigliere Novelli. Voi avete risposto però. Abbiamo detto che noi abbiamo fatto il nostro dovere, loro forse dimenticano che l'opposizione deve sollecitare, la maggioranza deve fare. C'è un vizio brutto da parte di chi governa, a Roma, a Perugia e a Castello, che ogni volta che uno fa una critica non rispondono alla critica ma rispondono alla persona che critica. Non ci hanno detto il ponte verrà fatto, non è stato fatto, perché ci hanno dato dei Masanielli come se fossimo agitatori. Il Masaniello è un agitatore del 1600, noi siamo nel 2000, abbiamo cercato di fare il nostro dovere perché la struttura è necessaria. E comunque Masaniello meno, era una battuta chiaramente quella e l'abbiamo presa dal punto di vista goliardico, e ciò che conta è che finalmente si è arrivati a vedere la luce di questa opera importante. Ci sono anche molte altre cose da fare per la viabilità, per la mobilità urbana in generale a Città di Castello. Sì, beh,
quello è un problema annoso. Abbiamo avuto un assessore da Milano che è molto gentile in consiglio comunale, ringrazia tutti i consiglieri comunali che sollecitano delle proposte, strade, ultimamente c'è il problema del semaforo al cimitero e infrastrutture che mancano. È un problema antico, bisogna fare delle scelte di priorità. Alcune sono state fatte, altre sono state dimenticate. Spetta ai cittadini, spetta a noi di sollecitare perché nel pur ristrettezze dell'ambito del bilancio comunale si facciano delle scelte di priorità e soprattutto si facciano dei lavori di qualità, perché spesso vediamo strade che vengono riasfaltate e dopo due mesi, tre mesi le buche tornano come prima. C'è anche una mappa di buche che ritornano sempre allo stesso posto, vuol dire che forse qualche intervento dal le punto di vista... Le attrezzature sono precarie. E qualche intervento di maggiore qualità possa essere fatto, debba essere fatto. Ultimissima cosa, avete già un obiettivo preciso sul quale puntare per il miglioramento della situazione proprio riguardo a questo specifico argomento, più in generale insomma ci sono, come già sottolineato, tante cose sulle quali appuntare l'attenzione? Beh, bisogna fare delle scelte di priorità. Qui siamo per esempio in una zona in cui c'è tutto il problema del recupero dell'ex Mulini Brighigna, del consorzio agrario, di questo terreno che una volta era stato, veniva fatto il parco Robinson, si era stato detto, non è stato fatto nulla, quindi si tratta di avere il coraggio di dire le cose come stanno e di fare delle scelte di priorità. Noi le abbiamo fatte, invitiamo la maggioranza e l'amministrazione comunale in quest'ultimo periodo di darsi da fare. Franco Talamelli che indubbiamente saluta quest'oggi con gran piacere anche per motivi personali, lui ha un esercizio in centro quindi è costretto ad andare tutte le mattine verso il centro, non utilizzerà più la macchina, ora può ricominciare a passeggiare, a camminare sopra il ponte, una bella cosa direi, Franco. Chiaramente è una bella cosa sia a livello estetico anche perché abbellisce la città, perché un ponte è inoltre a livello funzionale, perché il compito del ponte è quello di rendere più agevole il trasporto sia delle merci che delle cose. Inoltre tocca dire una cosa, qui sono tutte persone anziane e se uno ha bisogno di un soccorso c'è vicino una farmacia, la farmacia Garinei. Un'opera importante sotto tutti i punti di vista, ma dicevamo per te in particolare, come anche per tanti abitanti del rione che così possono tornare a piedi verso il centro, come mai ci sono voluti 2 anni secondo voi per rimettere in piedi un'opera così essenziale? Per me è una cosa che c'è qualcosa che non ho capito, che toccherebbe fare prima le cose serie. So, per esempio abbiamo chiamato un cantante, mi sembra quello di Sanremo che poi è stato espulso, Morgan, no? Mi sembra. Poi quello che mi risulta buffo e strano è che in un'epoca in cui ci sono tanti computer, 2 anni per fare un ponte è troppo. Vi ricordo che per andare sulla Luna abbiamo dovuto usare il vecchio calcolatore quando si è già a scuola, il vecchio rapportatore e le vecchie squadre. Insomma,